Ivo Mattozzi ha insegnato didattica della storia all'Università di Bologna e attualmente insegna alla Libera Università di Bolzano. Collabora da anni con Giunti Scuole, la rivista Vita Scolastica, proprio seguendo i percorsi di didattica della storia. Ed è qui con noi per parlarci sia delle novità di quest'anno che le riviste proporranno, sia di uno strumento molto particolare che quest'anno gli insegnanti potranno avere insieme alla rivista, i giochi e la storia. Buongiorno professor Mattozzi e grazie di essere qui con noi. Cominciamo partendo dalle novità che le indicazioni nazionali hanno introdotto per quanto riguarda la didattica della storia. Bene, buongiorno e grazie per farmi questa domanda che è cruciale, perché le indicazioni raccomandano agli insegnanti di passare da un'idea di storia come nozioni da sapere sul passato delle civiltà antiche a una visione in cui la storia deve essere insegnata per formare abilità cognitive, abilità operative, conoscenze significative che possano essere usate per capire il mondo, e tutto questo dovrebbe formare negli alunni delle competenze o dei traguardi di competenze, come dicono le indicazioni. Queste sono le novità principali. E l'altra novità riguarda invece proprio la questione delle conoscenze. Per esempio, c'è una immagine di storia molto diversa da quella a cui gli insegnanti sono abituati a pensare. È una immagine che riguarda il fatto che la storia è la disciplina che si occupa del passato umano e non del passato geologico della Terra. L'altra questione è che le conoscenze principali riguardano le civiltà, e tra gli aspetti di civiltà ci sono inevitabilmente gli aspetti ludici, come le civiltà consideravano i giochi e li usavano nella loro società. Questo mi sembra proprio il cuore del libro che gli abbonati possono trovare insieme alla rivista, possono scegliere di acquisire insieme alla rivista. E allora vorrei chiederle però, perché a prima vista può sembrare una cosa un po' bizzarra, com'è che i giochi possono favorire l'apprendimento in generale e in particolare l'apprendimento della storia? Ci sono due aspetti per quanto riguarda i giochi. C'è l'aspetto in cui i giochi entrano nella didattica come promotori di apprendimenti, e quindi c'è una didattica ludica. In questo caso invece i giochi riguardano il rapporto tra i giochi e le società antiche, quindi si tratta di vedere come un aspetto ludico caratterizzasse quasi tutte le società antiche fin dalla preistoria, e come questi giochi possano introdurre a comprendere alcuni altri aspetti della civiltà. Faccio un esempio: il gioco del Senet presso gli Egizi era un gioco che si giocava per divertirsi, per passatempo, però era un gioco che era legato anche a delle concezioni religiose, tanto che si trovano anche i Senet nelle tombe dei faraoni che sono state scoperte via via, e questo è un aspetto molto interessante. Nel quaderno, sì, poi i giochi vengono utilizzati per promuovere nei bambini una riflessione su come questi giochi erano considerati nella società
che li giocava e come man mano si sono anche diffusi tra le diverse civiltà. Certo, tra l'altro girando in questi giorni in alcune scuole abbiamo avuto modo di vedere come il gioco, anche il gioco più tradizionale come la dama, gli scacchi, sono molto diffusi tra gli insegnanti che lo ritengono uno strumento utile per coinvolgere, appunto come diceva il professor Mattozzi, emotivamente i bambini. E infatti nelle prime classi, nelle classi prima, seconda e terza, nel libro, nel quaderno operativo, si troveranno questo tipo di giochi. Però vorrei chiedere in particolare al professor Mattozzi di dirci qualcosa di più su come è nato questo progetto e anche sul gruppo degli autori, che è un gruppo molto particolare e che i nostri abbonati potranno trovare nel blog della vita scolastica. Terranno un blog che accompagnerà il quaderno tutto l'anno. Bene, il gruppo di giovani che sta lavorando al quaderno è un gruppo di giovani laureati in lettere e che si dedicano da tanto tempo alla questione dei giochi e delle civiltà. È un gruppo molto appassionato e ha collaborato con Historia Ludens, che è una delle associazioni italiane che si occupano di giochi e di storia, e poi ha partecipato come gruppo a molti seminari, per esempio seminari che si tengono a Senigallia dall'insegnamento interculturale, sull'educazione interculturale. Ecco, loro propongono questo quaderno non soltanto per far capire ai bambini come i giochi fossero importanti nelle diverse civiltà, ma anche per attivare attraverso un gioco di indizi le riflessioni e far capire ai bambini come questi giochi avessero un significato sociale, un significato religioso, un significato culturale, eccetera. Poniamo tra i romani il gioco dei dadi era importantissimo, anche gli imperatori, o per esempio già Augusto, aveva una sua passione per il gioco ed era una delle passioni che condivideva con il popolo, insomma, questa è una delle cose interessanti. E un altro aspetto che mi sembra importante sottolineare è anche far capire come i giochi, che sono nati appunto in epoche molto antiche, e, diciamo dai tempi delle prime documentazioni della civiltà umane, si sono poi evoluti e trasformati. Ci fanno capire anche un aspetto molto importante della storia, credo, che è la stratificazione culturale, l'intreccio e i dialoghi tra le culture. Beh, hai detto benissimo, quindi non posso aggiungere altro da questo punto di vista. Ci sono dei giochi che hanno viaggiato nello spazio e nel tempo, per cui ci sono giochi che sono stati inventati o giocati per la prima volta in certe civiltà e poi le ritroviamo in civiltà lontane nello spazio attraverso viaggi, percorsi strani che gli autori del quaderno ricostruiscono e documentano. Bene, grazie professor Mattozzi e quindi a tutti buon divertimento e anche buono studio con la storia della vita scolastica e con il quaderno I giochi e la storia. E appuntamento con i giovani autori sul blog della vitascolastica.it.